Abbiamo un punto fermo, fine lavori. È già qualcosa. Dopo tanti anni siamo riusciti ad arrivare al fine lavori. Però io voglio un attimino soffermarmi su quello che diceva, sul compito che sarà quello del presidente, le strade. Le strade sono un problema perché noi ne abbiamo parlato in consiglio comunale. Sono stato consigliere per 10 anni, quando il sindaco era Maurizio, e sempre si è parlato comunque dell'adeguamento della strada provinciale 7, dove ben sappiamo si dovrebbe poi rivedere il riassetto nel momento in cui inizierà l'lotto 2.6. Però questo è un problema che i cittadini albesi, e presumo anche braidesi del territorio, lo sentono tutti. Perché questo è un problema importante, perché l'ospedale è effettivamente molto bello, una bella struttura, ci sono un po' di opere ancora da fare, ma sì, termineranno certamente a breve, però comunque il problema della strada è un problema importante. Proviamo ad immaginare un'ambulanza, deve venire fin qua. L'anno scorso purtroppo la strada è rimasta bloccata ben 5 volte in 7 mesi, perché la strada c'è un'unica carreggiata. Questo è un tema veramente importante. Quindi, Presidente, qualità di sindaco della città di Alba, ma penso anche proprio di tutto il territorio, ti chiediamo veramente di lavorare tanto. Siamo convinti che riuscirai a sbloccare questo, che è un problema secondo me veramente molto importante, perché non lo diciamo noi, lo dicono i cittadini. Sicuramente tutti i sindaci hanno avuto queste rimostranze, perché è un problema veramente importante. Quindi siamo arrivati fino a questo punto, cerchiamo di terminare anche la strada. Noi parliamo di questo tratto, ma penso che anche il tratto per arrivare fino a Brandi, lì qualche problemino anche lì c'è. Quindi grazie di tutto per quello che avete fatto finora, però dobbiamo ancora lavorare, tenere alta l'attenzione, perché le strade e la viabilità sono fondamentali. Grazie di cuore a tutti per il lavoro. Grazie Carlo. Di Bruno Ceretto sul fatto che senza trionfalismi, ma almeno abbiamo un punto fermo e abbiamo un passo avanti, perché Presidente, mi ricordo all'assemblea dove hai detto non citerò altre date. Stavolta ti ho sentito Sono nominare più un tranquillo. periodo, ecco, Ho non una fatto bene a data, non dirle ma un periodo, e perché. questo è positivo. Credo che come sindaci ci deve guidare molto il buon senso e nella nostra organizzazione non possiamo delegare a tanti altri, dobbiamo in qualche modo cercare di seguire il tutto a 360 gradi. Pertanto ci sarà da seguire il compito nostro il fatto che venga ultimato in tutti i suoi aspetti, perciò il trasloco, il fatto di mantenere le peculiarità, le eccellenze dei due ospedali che siano anche qui, l'aspetto viario, come ha già ricordato il sindaco di Alba, ma insieme a questo anche in questo momento l'efficienza dei nostri due ospedali, perché comunque la sanità non è che è rimasta sospesa in questo periodo e aspetta l'inaugurazione del nuovo ospedale, ma continua a esserci l'esigenza, perciò il fatto che l'efficienza dei nostri due ospedali continua e in ultimo, ma non ultimo, il fatto che certi servizi e tutto continuino poi a essere dati in qualche modo, ecco, la parte che rimane a destinazione sanitaria delle nostre strutture rimanga efficiente e dia quel servizio di sanità di vicinato che va a completare l'eccellenza di questa struttura. Ecco, questo devo dire, nel nostro piccolo ne abbiamo di compiti da seguire, però ci guiderà il buon senso e cercheremo di essere all'altezza. Grazie Sindaco. Complimenti a nome di chi parlo, visto che ci sono dei movimenti nel Partito Democratico, quindi non lo tengo ancora per me. Parlo quindi come sindaco di Verduno e vorrei ringraziare anche i miei concittadini che hanno ovviamente investito molto. Tanti hanno donato i loro terreni perché venisse realizzato l'ospedale. Quindi non è vero che Verduno è ostile o è stato ostile all'ospedale. Certo, immaginate che comunque, visto che i lavori sono durati anche molto tempo, un po' c'era un minimo di perplessità. Io credo che questo passerà anche grazie all'impegno che tutti avete assunto, e guardate che io sono tenace di carattere, qui sulla strada, quindi sulla strada mi troverete, perché San è un Marino. problema. Esatto, pensate, marito, come dire. Grazie. E
perché sulla strada mi troverete, nel senso che siccome non ci sono altre vie, per me è una questione vitale. Io sono sindaco di un paese che è un paese bellissimo ed è un paese con cui si fa il Barolo, oltre che un altro vino, anche se Bruno Cerretto non è d'accordissimo con me, ma secondo me è un vino buonissimo invece che il Verduno per la Verga, e quindi noi vogliamo mantenere questa nostra connotazione rurale, vogliamo integrarla con l'ospedale, seguendo forse anche una bellissima idea che ha avuto Bruno Cerretto e che ha raccontato, che è quella dell'ospedale di Bom. Allora diciamo che Bom l'avete forse già anche scritto tante volte, è in Borgogna, l'ospedale di Bom, è riuscita a essere una città bellissima, è la capitale della Borgogna, ed avere e mantenere un ospedale che è noto in tutto il mondo. Quindi concludo anch'io ringraziando tutti voi, vorrei ancora ringraziare la Ferrero, vorrei ringraziare il notaio Toppino e vorrei ricordare e ringraziare Franco e Carlo Miroglio che hanno voluto questo ospedale, diciamo, molto molto intensamente. Brava.